La Notte Veste Senise, quinta edizione. Pasquale Guidi, quali sono le novità di quest'anno? Ma la novità principale è il patto di amicizia che si farà tra i due comuni, il comune di Senise e il comune di Calatone, visto che la manifestazione è nata 5 anni fa a Senise, ma contemporaneamente anche a Calatone, in Puglia. Quindi è la novità principale che spero possa portare e aumentare soprattutto la promozione turistica tra i due comuni. Qual è la moda di Giada Curti questa stagione? Beh, è una moda che rispecchia una donna estremamente femminile, elegante, che non rinuncia alla propria sensualità e anzi la mette fuori andando in scena in passerella con una donna straordinaria, fantastica, di altri tempi. Michele Miglionico, ancora una volta qui alla Notte Veste Senise, cosa vuoi dirci riguardo la tua moda? Che è il frutto di tanto lavoro, è il frutto di passione, è il frutto di lavoro anche di tante persone che insieme a me danno tanto per poter cercare di costruire un'eccellenza. In questo caso è un'eccellenza lucana, ma è un'eccellenza lucana che viene portata nel mondo, viene fatta sfilare nel mondo e racconta un po' quello che è il mio pensiero legato alla moda e soprattutto è legato a quello che io penso del territorio. Sono un po' di stagioni che raccontiamo il territorio della Basilicata. Io sono di origini lucane e per questo è il motivo che io sono qui nuovamente a questa manifestazione, perché quest'anno c'è stato il gemellaggio con il comune di Calatone e allora insieme al signor Calignano abbiamo rappresentato un po' la moda, un po' così, tra virgolette, made in Basilicata e made in Puglia. Antonio Extempore, per la quinta edizione qui alla Notte Veste Senise, parlaci un po' della tua moda molto originale da quanto abbiamo visto nelle scorse edizioni. Ti ringrazio, sì, io comunque nasco come creatore di moda istantanea, anche se dal 2008 comunque creavo anche una mia collezione di alta moda femminile. Questa sera porterò soltanto 2 abiti da damigella e una sposa sartoriale, in più il mio classico comunque spettacolo di moda istantanea, dove vestirò 4 modelle al momento. Allora non vediamo l'ora di vedere le tue creazioni estemporanee, grazie. Sì, oltretutto ci sarà anche una sorpresa per quanto riguarda i comuni, che però non svelerò adesso. Ok, allora aspettiamo la sorpresa con ansia, grazie. Grazie a te. Dai. Per la seconda volta qui alla Notte Veste Senise, com'è la moda di Tommaso Filieri nella prossima stagione? Allora, la mia più che altro non è una moda, parliamo di arte effimera, quindi in quanto realizzata con i fiori non è una moda da indossare, ma è diciamo una moda per sognare per un momento, per il tempo di uno scatto fotografico, perché poi il ritmo biologico dei fiori è quello che è, quindi destina ad essere a morire, quindi rimane semplicemente il sogno di uno scatto fotografico o di un'emozione che si prova nel vedere sfilare le modelle. Quindi una bellezza da gustare al momento. Al momento, sì, una bellezza da gustare al momento, da far sorridere il cuore, io dico, rimembrare l'anima e gli occhi
dopodiché tutto svanisce. Siamo qui con lo stilista Coscanio, prima volta qui a Senise, siciliano, da Gela, giusto? Assolutamente sì, è un vero piacere perché ho conosciuto la vostra cittadina, è veramente molto 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 bella. La cosa più bella, è la città, la sua gente che è veramente bella, mi hanno accolto come uno di famiglia e questa è la cosa più bella. Cosa vuoi dirci riguardo alla tua moda? Allora, la mia moda è una moda estrema, ovviamente si fa riferimento ad una donna molto molto decisa, sicura di sé. Stiamo presentando un total black dove appunto una donna drammatica con riferimenti barocco gotici, quindi porto un po' della Sicilia e un po' di quella che è l'ispirazione appunto di questa donna drammatica, trova il suo ego all'interno del busto appunto gotico, molto 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 chiuso, molto nero. Erasmo Fiorentino, da dove vieni? Allora, io sono originario pugliese, quindi da Sant'Eramo in Colle, ma vivo su Crema. Cosa vuoi dirci riguardo alla tua moda di questa prossima stagione? Allora, io intanto questa sera presento una collezione ispirata alle luci di Via Veneto, quindi mi rifaccio un po' ai film anni 50, quindi una donna sofisticata, elegante e che rivive un mondo tutto suo. Infatti ci saranno molti luccichi molto importanti proprio perché rappresentano le pellicole, quindi ogni donna che indosserà questo abito, un abito di questi, sarà proprio lì a scrivere la pellicola cinematografica. Gio Squillo, madrina d'eccezione di questa quinta edizione della Notte Veste Senise, prima volta qui a Senise, e cosa pensa di questo scenario? Beh, insomma, innanzitutto sono tipo 30 gradini, quindi l'emozione sarà quella di immergersi, di attraversare la storia e portare dall'antichità la magia della modernità. Quindi la moda ha questo dono di portare sogni, di portare desideri, ma anche di raccontare le nostre radici e le nostre tradizioni. La moda, quali novità ci aspettano per la prossima stagione? Beh, è sempre bello raccontare la moda, le immagini ci fanno sognare, però in realtà raccontano di un carattere, di femminile che sta cambiando, sta evolvendo e sta sempre di più diventando, come dire, persona. E quindi una moda fatta a persona, ma quindi ogni donna si può raccontare, si può trovare, si può ritrovare in un abito e soprattutto la fa sentire più libera. Allora nell'epoca in cui il problema del femminile con tutta questa gravità di violenza, di brutalità sta diventando ormai quotidiana, raccontare l'eleganza e la bellezza credo che sia il nostro compito, perché è la bellezza che sconficerà queste brutture. Quindi un modo per esaltare la donna in tutta la sua bellezza. La bellezza esalta la parte migliore di noi e in questo caso le donne hanno un compito meraviglioso, quello di portare e di espandere la bellezza anche nello stile, negli animi, nei comportamenti, nell'educazione, nei valori. Prossimi impegni televisivi? Io sono sempre in televisione perché è un canale satellitale che si vede in 50 paesi del mondo, quindi ogni giorno su Sky 180, quindi TV Moda, Class TV Moda, ma anche una trasmissione a Miami con Miami Beach Channel, quindi tutti i giorni appunto in diretta dall'Italia e in giro per il mondo. E poi sulla 5, su Rete 4, un orario un po' più notturno, ma intorno alla mezzanotte e mezza. Va bene, grazie e buona serata. Allora, buon enjoy the show e buon divertimento. Grazie. Valeria Rossi, ospite della quinta edizione della Notte Veste Senise.
Quali sono le tue opinioni sulla moda? Ah, interessante questo. Allora, la moda, beh, io devo dire che non sono dell'ambiente, ovviamente, non sono indossatrice, si vede anche, diciamo, dalla distanza che mi stacca dalle indossatrici. E qui io sono qua ovviamente in veste di ospite musicale, per cui porto la mia musica, però ho visto veramente dei capolavori. No, tra l'altro ho un abito che vorrei che si fa notare e spero di meritarmelo, di uno stilista qua locale. E devo dire che apprezzo molto questa artigianato, la moda come artigianato, come manufatto. Io faccio un manufatto dell'ingegno con le mie opere musicali, e questo è un manufatto dell'ingegno e del saper fare, insomma, anche del braccio, insomma, della mano. Dell'ingegno di? Vieni, te lo presento. Vieni un attimo. È lui, presentati. Antonio Extempore. E l'abbiamo intervistato prima, ci ha concesso anche lui la... Ho avuto il grande onore questa sera di vestirmi. Io ho avuto il grande onore, spero di meritarmelo, ho detto. Come no? Come no? Dacci tre parole su questo scenario e questo territorio. Tre parole sono troppo poche. No, nel senso che, vabbè, una sintesi è dire... che sono onorata ad essere qua, nel senso che comunque questi sono cornici che non sono solo cornici, cioè non sono solo forma, sono sostanza, sono degli spacchi della cultura, del territorio italiano, per cui insomma per me queste sono cose che hanno un valore inestimabile, insomma non è quantificabile, ecco. Quindi tre parole non bastano in questo caso. Non bastano. Grazie Valeria e buona serata. Grazie a voi, buona serata a voi.